hanno dato da guidare questa nave tanto grande. M'hanno detto direttore, però compra le mutande, sa di certo dove andare e dia comandi all'equipaggio. M'han promesso sto timone, ma mi trovo nel tiraggio. M'han promesso sto timone, ma mi trovo nel tiraggio. E si parte verso il mare, costa luna dentro il pozzo. M'hanno detto direttore, mi ritrovo a fare il mozzo. Siamo uomini di mare, non ti devi lamentare, nella stiva sotto il ponte ci si può anche adattare. E nella stiva sotto il ponte ci si può anche adattare. La nave va, e la nave va, sotto il ponte di Rigo la stiva su un mozzo di serie A. E la nave va, e la nave va, 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 sono il direttore di questo bordello del mare che va. E dirigo questa nave con la pioggia sotto il sole. Sono il mozzo nella stiva, ci ho trovato due pistole. Un biglietto e c'era scritto, è un regalo direttore. Da domani può sparare sulla testa l'aggressore. Da domani può sparare sulla testa l'aggressore. Per farmi tutti ferma l'orgia, duma luci che non vedo. Ma non ero il direttore, qui ogni giorno retrocedo. Qui la nave è piena zeppa di vivande sarabande. Con permesso vado a casa e mi rimetterò in mutande. Con permesso vado a casa e mi rimetterò in mutande. La nave va, e la nave va, sotto il ponte di Rigo la stiva su un mozzo di serie A. E la nave va, e la nave va, 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 sono il direttore di questo bordello nel mare che va. E la nave va, e la nave va, 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 dirigevo sul ponte la stiva ma il mare era di qua. E la nave va, e la nave va, 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 sono adesso in mutande felice e contento nel mare che va. È un po' uggiosa, eppure anche qui al sud, eh? Sì, ma che ci piove, alla fine, cioè per essere agosto questo tempo non, sì, non va bene, sì, va bene. Infatti è calcio d'agosto anche qui. Dove stiamo andando? Guarda, non lo so, noi passeggiamo sempre per la storia, sì, per la cultura. Quattro passi dalla storia. E volevo fare una sortita a pentedattilo. Ah sì? Non lo so, però tutta quella dici, gente che c'è, non c'è nessuno, c'è nessuno. Però è una terra ricca di storia. Assolutamente. Pentedattilo, ricordiamo che è Pentedattilo perché c'è sta montagnola. Queste cose lasciale spiegare al professore Castrizzi. Ora che le dici tu? No, vuoi no. Rubare il mestiere al professore Castrizzi? No, 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 sarei tanto. Castrizzi è. Oh, ma va a contare la storia dei bronzi. Secondo me andava anche una casa di Castrizzi, sì, glielo chiederei. Ne ha quattro a casa, eh? Erano cinque, l'ha detto lui che erano altri cinque, ne ha quattro a casa. Vabbè, venite con noi, dai, dove vi portiamo, insomma. Noi ci facciamo una passeggiata per la nostra bella, bellissima terra. È uggioso oggi. Oggi è. Sì, oggi è.
la... cammini, cammini, la vedo un pochino. No, perché se guardi, essere umano è strano, sì. Perché ci hanno obbligato a stare su due zampe, sì. Ma se in questo momento, soprattutto in questa salita, io andassi a quattro zampe, sarei molto più comodo. Ma io giuristi, sì, ma fate strano, perché poi con l'andare del tempo, c'è con il l'età... cane, sì. È agevolato nella salita. Ma guarda, il cane a lungo andare non ha problemi schiene cervicali, no. Proprio perché lui, esatto, è abituato a stare a quattro zampe. Esattamente. Mentre noi, a lungo andare, a 50-60 anni, cominciano i dolori. No, ma per... prima. Perché abbiamo voluto camminare a gitta. Esatto. Siamo a pentedattilo, portato, pentedattilo. Ah. Si respira veramente storia, sì. Poca gente, purtroppo. Poca gente è un eufemismo. Poca gente, due, almeno stamattina, vediamo di incontrare qualcuno, però... Piove, ci sono i figarazzi, le figarazzi le riprese. Cioè non penso che incontreremo saraceni, no? No, i saraceni se ne sono andati da tanto tempo, perché poi sono arrivati i normanni dopo. Ruggero d'Altavilla, e poi... Sai come funzionano gli Abbenavoli, gli Alberti, tutta la storia, che poi però ci sarà qualcuno importante che ce la racconterà. Ma quando i saraceni, sì, che penso che erano tipo... Sì, non erano altissimi, Però erano provare i normanni, roba. I normanni erano... Esatto. Viati. Quando i saraceni videro i normanni... Sì. Mannaggia... I giganti, cioè che i giganti. Ma se ne andarono. Prima c'erano i saraceni. Non cominciarono come furono. E naturalmente il gigante al nano che corre non lo prende mai. Certo. E niente, poi. Benvenuti a Pentedattilo. Guarda che bella quella botte calante. Adesso ci andiamo. C'è un gatto. Attenzione. Due gatti. Tre gatti, l'hai visto? Vedi, i saraceni da là arrivavano, guarda. I saraceni da là. Dal mare. No, ce l'ho potuto. Arrivano da là e salivano e quindi costringevano il borgo ad arroccarsi sempre di più. Arretra e se ne trovarono spaldo al muro. Sì. Piove. Noi senza abbeverarci al professore siamo ciechi, sordi, siamo cose. Parole in aria. Sì, mi sta a maniera, professore. Ma pure noi. Tutti. No, professore, allora, pentedattilo, sì, la forma della mano, ma è una cosa molto, molto antica. Parliamo di che epoca parliamo? Allora, la prima cosa che dobbiamo capire è che gli antichi preistorici, siccome noi dobbiamo immaginare tutte le pendici dell'Aspromonte piene di boschi, piene di... Certo. Non si sapevano regolare, allora i punti di riferimento erano queste grandi pietre, la Rocca del Drago, Pentedattilo, e quindi praticamente lì costruivano i loro insediamenti. Per cui Pentedattilo è un insediamento paleolitico, quindi una cosa... Parliamo da lì. Cioè, parliamo proprio minimo di 20 anni fa. 20 anni, 25 anni. Più di Andreotti. Più di Andreotti, poco più di Andreotti. Sì, sì. E dopodiché è diventato il punto centrale. Come la regina d'Inghilterra, più o meno. Sì. Forse la regina d'Inghilterra reggerà di più. Hilde Mazzarri. Ecco. La regina Mazzarri. E poi anche lì la solita storia, saraceni. No, saraceni noi là non sono riusciti a mettere piede perché era una fortezza incredibile. La cosa che non tutti sanno è che lì è stata trovata una fortificazione romana con una cisterna romana molto bella. Purtroppo non è stata indagata bene, ora c'è Riccardo Consoli, che è un archeologo di Reggio, che sta lavorando per sistemare e capire quello che c'è, ma doveva essere una fortezza, giusto Alfredo, doveva essere una cosa bestiale. I normanni rovaro però. I normanni rovaro, certo. No, perché noi abbiamo raccontato una storia, noi ogni tanto, vabbè, ma noi non siamo professori, che i normanni, ci siamo inventati che i normanni, cunciare saracene e cacciare. Sì. I cacciare, però i saraceni non hanno mai messo piede, non ce l'hanno mai fatta, è fortissima la Pentedattilo. Pensate che a Melito è stata trovata una pietra miliare greca, dove c'è scritto Deca Stadion, cioè 10 stadi, cioè 2 chilometri, e 5 chilometri. Perché? Ed è... Ma quant'era uno stadio? Uno stadio è 200 metri, quindi sono. E quindi praticamente Deca Stadion, 10 stadi da dove? 10 stadi a Pentedattilo, cioè Pentedattilo era il punto centrale, sì. Tutte le vie di comunicazione passavano da Pentedattilo, chi teneva Pentedattilo? Aveva praticamente il controllo della provincia, posto bellissimo. Posto meraviglioso. E infatti fu dato a una famiglia importante.
dai normanni, perché il controllo del territorio doveva andare ai personaggi. Ma fu Ruggero d'Altavilla stesso che assegnava, sì, no? Sì, sì, sì. Sempre sì. Ruggero d'Altavilla andiamo a finire, sì, sono un po' di volte che sempre l'hanno. Andiamo sempre lì, poi si ci arrivavano tra loro, è incredibile, si bisticciavano tra loro, tra fratelli, tra era una cosa, no, era proprio l'inizio della fine. Ma io vado a parlare con il signore che incontro, buongiorno. Buongiorno. Per Aeroplani di Carta, noi facciamo una trasmissione su Reggio TV, oggi abbiamo voluto visitare Pente d'Attico. Che avete la chiesa a Pente d'Attico? Sì, questa è la chiesa, sì. Questa è la chiesa. Sì. Lei cosa fa a Pente d'Attico? Io sono custode della chiesa. Custode della chiesa? Tutti i giorni a Pente d'Attico, sto tempo. Il tempo è bello, cioè è brutto perché ne stiamo bagnando, voglio dire. Ci racconti un pochino di anima di Pente d'Attico. Guardate, tutti i giorni c'è movimento. Questo periodo il bar è chiuso, le botteghe sono chiuse, però la chiesa è sempre aperta. La chiesa è aperta? Sì. Ma la chiesa deve essere sempre aperta. Certo. Mattina e pomeriggio, forse il tempo è brutto. La chiesa deve accogliere le anime che vogliono andare a stare tranquilli, a pregare. Dico io, ma c'è tanta gente qui il giorno? Dipende. Certe volte arrivano i pullman all'improvviso, certe volte arrivano i pullman e le guide chiamano prima per sapere se tutto è aperto. Noi siamo sempre qua a disposizione. E la gente non ci abita qui? No, non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno. C'è però soltanto qualche casa che affittano, tipo B&B per una notte, due. Sì. Basta, però questa storia della chiesa che è aperta, dottore, io lo sto guardando, ascoltando con la bocca aperta. Ebbene, ma lei di dove? Io sono nata e cresciuta in Francia. L'ho purato. Ce l'ha l'aereo di Platini, ce l'ha lei. E poi no, è bella sta storia della chiesa. Ma lui come che della Francia poi? Allora, mia moglie è nativa dei Pente d'Attico. Il mio genitore, da parte di mia madre, siamo del Gaetano, dunque sempre calabrese. Sì. Dunque in pensione sono 11 anni ora che sono qua. Abbiamo a casa del genitore qua, approfittiamo. E come diceva Alfredo, la storia della chiesa è meravigliosa. Sì, perché la chiesa deve essere sempre aperta, anche in un luogo che non è abitato, perché Pente d'Attico è abbandonato. E guardate che di noi siamo tornati con tutte le funzioni, la messa ogni domenica, battesimo, matrimonio. E chi viene a sentire la funzione la domenica? La gente del paese, da Muse, da Anna. Sì, vengono da altri posti. Sì, sì, non soltanto di qua. È un momento anche di aggregazione. Ma lei, francese, ha sposato una calabrese, una nata a Pente d'Attico. Ma lei come si trova? Mi interessa sapere come mi trova. Cosa ha trovato di bello? Al modo mio sono in paradiso. Dico le cose come sono, lo dico sempre. Sì. Io mi trovo bene qua. Sì, no, perché io amo questi luoghi, ma è normale per me, un reggino, no? Io amo questi luoghi. Però posso essere anche influenzato dal fatto di essere nato qui. Ma lei si è innamorato di questo, oltre che essere innamorato di sua moglie? Giusto, tutte e due. Tutte e due. Va bene, grazie. Adesso facciamo una visitina in chiesa. Sì. In chiesa, sopra a sinistra, abbiamo messo tutta la storia del paese. Più avanti c'è la tomba del Marchese Alberti. C'è la tomba del Marchese Alberti? Sì. Perfetto. Ma lei come si chiama? Claudio. Claudio. Grazie Claudio. Grazie mille. Che magia. Quindi, ricapitoliamo. C'è un signore che si chiama Claudio, che è francese. Che è francese e sta qua. E apre la chiesa. Ora ve lo giuro, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, certo. I gatti li avete visti? E lui, a mio modo, sono in paradiso, ha detto. Quindi si alza mattina e apre la chiesa. Ed è in paradiso. Poi arriva sera e chiude la chiesa. Sì. Poi la mattina dopo apre la chiesa. La sera chiude la chiesa.
La domenica c'è la funzione. A proposito, ecco la chiesa. Che è aperta. No? Quindi poi a un certo punto il Ruggero d'Altavilla assegnò il paese, come si chiama la cosa? Era una contea? Era, quello che lui interessava era il punto di forza con il castello. Quindi assegnò il castello e il territorio a chi? E qui ci fanno, diciamo, noi cominciamo a conoscere le cose dagli Abbenavoli, che poi diventarono di Montebello, e lì la famiglia che divenne per un periodo la famiglia importante è quella degli Alberti, che pochi sanno che la Presidente del Senato è discendente. Alberti Casellati è una degli Alberti sopravvissuta alla strage degli Alberti. E di questo ne parleremo tra un po'. Ma rispetto a questo concetto di assegnazione mi interessa, quindi c'era il proprietario. Sì, ma è bellissimo fare. Possiamo fare. Sì, noi possiamo fare un bel tour, scusami se ti ho interrotto giusto, ma noi possiamo fare un bel tour dei castelli. Noi andiamo a Motta San Niceto. Una volta faremo una cosa là sopra, che è bellissima, e vedete che è una fortezza per il popolo. Cioè tu entri in questa fortezza e non c'è niente. Ma queste fortezze, questi castelli, che poi addirittura rivestivano un ruolo così importante al punto da essere poi assegnati, da, in questo caso da Ruggero d'Altavilla, avevano tutte funzioni difensive, cioè sempre in difesa. Allora, la nascita di questi castelli è per proteggere la produzione della seta e quindi la gente. Quando arrivavano i saraceni, questi si chiudevano dentro i castelli. Ti cazzi saraceni? Sempre. Ma sulla Pentadattilo non c'è sì. Tra sì, non potevano c'è la Pentadattilo, era fortissima. Invece quando arrivano poi questi normanni, i castelli non sono più per difendere la gente, ma per difendere la famiglia nobile. E si trasformano in motte o in dongioni. La motta e il dongione sono una torre, ma secondo me dovevano fare una vita orribile. Che per difendere loro stessi. Quindi. Solo per difendere quindi la famiglia. Cambia anche la funzione sociale, la funzione popolare diventa una funzione feudale a favore del signorotto. Come si vede qua a Piazza Italia, proprio di fronte, dove c'è la torre di Ruggero I, che fu bruciata dai regimi. La prima cosa dovevano difendersi dai greci di Reggio. I primi nemici erano i greci guerra, di Reggio. Alfredo, una guerra, Alfredo, una guerra, sempre infinita. Una guerra, sempre una guerra infinita. Ma ora perché è vuoto Pentidattilo? È ben vuoto per le famose questioni che gli faceva comodo questa alluvione per poter ricostruire a valle. È vuoto perché il sistema dei paesi fu portato dalla costa verso l'interno in questo sistema a pettine quando noi decidemmo di coltivare il gelso bianco per nutrire i bachi da seta. Di che epoca? VII secolo d.C. Arrivarono i siriani, ancora noi abbiamo una parola siriana, shekku. Lo scecco, noi chiamiamo l'asino scecco come lo chiamano ad Antiochia. In Siria. Lo chiamiamo noi come lo chiamano loro. Sono venuti questi e ci hanno portato la seta e ci hanno insegnato come produrre la seta. Siamo diventati ricchissimi. E poi che succede? E poi arrivano i normanni e si sono succhiati tutto quanto. Poi sono degli angioini, gli angioini, le conesce. Sappiamo che i saraceni erano un basci. Sì. Basci. I normanni, belli. Belli, belli. Gli angioini com'è? Francissimi. Macron. Uno c'è a Pentadattilo. Ah, c'è uno, torniamo. Sì. No, è custode. È il custode. Lo so, sì, Claudio, sì. Claudio, lo conosco, è simpaticissimo. Fatevi raccontare storie di fantasmi da Claudio. Cose fantastiche. I fantasmi di Pentadattilo. Uno c'è. Uno è rimasto. Don Giuseppe Alberti, marchese di Pentadattilo, riposa qui, dentro la chiesa di Pentadattilo. Usa l'aro, ecco. Eh sì. Poi ce la racconterà professor, chi sa, il però professor. Per grandi linee la sappiamo. E noi,
piccoli cronisti, umili. Che si crede di essere? No, niente, noi andiamo a fare il servizio, certo. Però poi ci abbeveriamo. Ci abbeveriamo. Dalla fonte. Dalla fonte. Sì, però volevo dire, per tutto il rispetto che si deve, per carità, ai defunti, sempre e comunque. Però alla fine qui lei ha inquadrato la tomba, immagino. Cioè, non c'è niente, cioè, sono passati 400 anni, non c'è niente là dentro. 1627, un po' che c'è di più. È l'idea. Sì, sì. È l'idea. È l'idea, certo. Ora, cioè, devi rendere inutile questo nostro servizio. Dico che sta inquadrando, può anche fare vedere questa bella stella e tutto quanto, la tomba, ma se la aprissimo... Cioè, secondo me non c'è proprio niente, manco un restativo. Ettemente che cosa materiale tu. Cioè, allora, scusa, la poesia dove va? Ha inquadrato una tomba, non c'è ancora niente. Ancora si è fossato. Ma non c'è niente, perché ci sia dopo 400 anni? Niente. C'è sta cosa della memoria, che va giustamente ricordata, perpetuata, sì. Potevamo farla a casa nostra, c'era bisogno di venire fino a qua. Sì, sì, c'era bisogno, andare nel luogo. Tu adesso scherzi, però tu sai benissimo che c'è bisogno. Guarda che bel luogo. Ci sono tutte le botteghe artigiane. Ma perché non si legano questi territori, non si legano al territorio, mi spiego, socialmente, no? Cioè, perché non c'è Dennis che passeggia con noi qua, per esempio? E questo, in pantaloncino e maglietta della regina, sì. Proprio per rappresentarlo al 100%. Il nostro... un infermiere sì. Con l'abito, insomma, ognuno col proprio habitus, per legarsi al territorio. È così che andrebbe fatto, secondo me, il legame col territorio, tutto ciò che il territorio rappresenta, che può essere una squadra di calcio, può essere un professionista, può essere un artigiano, quello che sia. Perché se lasciamo i territori, i luoghi sganciati alle persone, non stavi fatto, vabbè, sfantasio stamattina. No, dice cose belle, dice cose. Ogni tanto la cosa bella, perché vedere per esempio Bell'uomo con Nayaddina da Connesci, parlare con la gallina, Bell'uomo, è molto meglio. Bell'uomo a un certo punto gli fa il tunnel alla gallina, non resiste. Fa bene, giocare col territorio, giocare con le nostre... Però lui si muina a razza, il razzo. E qui c'è il museo. Laboratorio delle tradizioni popolari. Ragazzi, venite a Pente d'Attilo, magari oggi è una giornata particolare, no? Un giorno di mezzo della settimana, metà settimana, quindi, però la domenica qui ti arricchisce, c'è tanta gente, ci sono queste botteguce aperte, e si può mangiare. Venite a trovare questi luoghi magici. Ragazzi, piove, volevamo restare un pochino di più, però sta piovendo. Lo facciamo per voi. Ma va bene così, torneremo qui magari quando ci saranno i bambini che vengono in gita, qualche domenica, come vi dicevo prima, insomma,
quando ci saranno le botteghe aperte parleremo con la gente, ma oggi mi piace, anche questa pioggia mi piace. Assolutamente, l'ideale. Unica cosa, per la prima volta da quando ho iniziato, non so come leggerla questa cosa, se ce ne andiamo a digiuno, non deve essere a mangiare. No, ma ci siamo arricchiti, abbiamo mangiato, abbiamo mangiato cultura, storia, sì, vabbè. Abbiamo parlato della tomba, come si chiama? Il Marchese di Alberto. Però un bello caciocavallo. Vabbè, è sempre da me, basta. Tra le altre cose, questa chiacchierata, siamo dietro le quinte dello spettacolo del professore Castrizzi. E facciamoci questa passeggiata qui, sempre una magia, stanno lavorando, sempre una gran magia del dietro le quinte del teatro comunale, molto bello tra l'altro il nostro teatro. Dicevamo professore, quindi Pentedattilo finisce nelle mani della famiglia degli Alberti, sì. No? Ma poi che succede? Perché a un certo punto Morte ammazzate, sangue, tragedia, cosa è accaduto? No, la storia è brutta. Intanto io so che molti la paragonano alla baronessa di Carini, là dove c'era amore però lì, qua non c'è amore, perché il conte Abbenauli voleva sposare la marchesina Antonietta Alberti, non perché l'amasse, ma perché era interessato al feudo. Il padre di lei, quello di cui che non era fissa evidentemente, assolutamente, dopo essersi sposato la figlia del viceré di Napoli, certo, ha promesso la figlia sua al figlio del viceré di Napoli, che si chiamava Petrillo, e già solo perché si chiamava Petrillo per me non aveva chance. Però dice, uno si ammazza. Don Petrillo. Come ci seguono anche Don i Petrillo. Calciofili, non c'entra niente con De Petrillo. No. Quindi uno si ammazza, tesse le sue diplomazie e i suoi rapporti. Se fa zitto con Napoli, zitto con la figlia, tutto pronto per creare questo stato di alleanza, arriva a Benavoli, corrompe uno della servitù. C'è sempre un servo corrotto, c'è sempre. Ti piaceva questa cosa? Era bella quella luce, me la lasciate? No, va bene così, è soffusa perché sta dicendo una cosa. Dicevo, c'è sempre un servo corrotto, ricordate, basta semplicemente capire chi è, perché c'è sempre un servo corrotto. Entrano e fanno la strage, però non prendono. Quindi allora il servo cosa fa? Apre le porte, questi c'è entrano. Sempre, allora, c'è sempre uno dal di dentro che apre le porte al nemico. Entrano una quarantina di bravi, una quarantina di bravi che fanno il massacro. Pistoleri. Ammazzano il marchese e rapiscono la figlia. Aspetta, della figlia ne parla, quindi ammazzano il marchese. Quindi la tomba. Sì. Cioè, tu hai. Non c'è niente, te lo devo dire anche ancora. Ancora fissato, non c'è niente. Sono passati 400 anni. Non c'è niente, manco l'ossa c'è su dentro. E quindi il marchese. L'ammazzano. Praticamente e più anche tutte le guardie, immagino. Ammazzano tutti quelli che possono ammazzare. Dopodiché, che fanno? Rapiscono la marchesina, che verrà sposata di forza. Sì. Ah, certo. E chiedono il riscatto per la figlia del viceré e del figlio. Don Petrillo non viene ammazzato. Ah, perché pure il viceré avevano preso? Avevano preso il figlio del viceré e la figlia del viceré, il quale viceré, dopo aver ricevuto il riscatto, dice, ma che si deve farci? Manda l'esercito e fa a sua volta una. Cercano di trovare sui 40 bravi e riescono a impiccarne 5-6. E a Benavoli scappa e morirà combattendo in battaglia per guerre non sue. Sì, si fece mercenario. Quella che gli è finita peggio è la marchesina, che fu costretta a diventare monaca a Reggio. Alla fine si è fatta suora come un paio di mediani della regina che continuano a correre per il campo. E quindi gli Alberti ancora campano e abbiamo la Presidente del Senato che è un Alberti quindi di questi Alberti. Quindi una storia veramente tragica, brutta. Non c'era amore, era proprio. Lui se l'è presa perché pensava di avere diritto a questa donna. E poi finiva a fare il legionario. E a morire colpito da un colpo di cannone. Tutto questo sempre per un servo corrotto. Bravo. Guardatevi, la morale è guardatevi dai servi. Ma non la serva serve. Sì, la serva serve. La serva serve. Grazie professore. Grazie a voi, è sempre un piacere. La serva serve però. Fimmene vestuto a nero,
Omane che portano pane, i figlioli o una scasa da ciumare, e non c'angiano mai, e non c'angiano mai. Si ti chiamuccioni, se tenono pa' mano, ma va bene giù i loggi me. A suo tempo figlio, oggi non più, oggi non più, niente rompe. Un'altra prova di maturità. Chi pensava che la sconfitta subita in Coppa Italia potesse lasciare tracce sul morale della squadra si sbagliava di grosso. La regina di Toscano sa assorbire bene anche i colpi. Il KO rimediato contro il Potenza è già un ricordo lontano, perché il campionato è un'altra cosa, se ne accorge anche la casertana. I campani, imbottiti di seconde linee per via delle numerose assenze, resistono per 40 minuti circa, poi sono costretti ad arrendersi. Troppo netto il divario con la capolista. La casertana prova a metterla sull'aggressività, morde le caviglie, chiude gli spazi, riparte e per almeno un tempo riesce persino a ben figurare. A far saltare il banco, però, ci pensa il solito Corazza, che al minuto 40 apre e chiude così un'azione da manuale. Per il capocannoniere del torneo è il gol numero 12 in campionato. La casertana accusa il colpo e si scioglie come neve al sole, e ad inizio ripresa la regina ne approfitta per chiudere così i giochi. Lo fa grazie a questo gol di Reginaldo, innescato da un ispirato Bresciani. Sul 2-0 la regina gioca sul velluto e nel finale sfiora più volte il tris con Denis e Dumbia subentrati nel secondo tempo. La casertana ha un sussulto soltanto sui titoli di coda quando Guarna chiude la porta in un paio di occasioni, ma per impensierire questa regina serve dell'altro. Al Granillo finisce 2-0 per gli Amaranto, è la sesta vittoria consecutiva. Io ne parlavo prima col presidente. Il mio timore oggi, non l'ho detto alla squadra perché non ho parlato proprio della partita di mercoledì, che inconsciamente il film della partita di mercoledì ti possa passare per la testa prima di questa gara. E secondo me qualcosa è passata per la testa, però sono stati bravi a non perdere la pazienza, di tenere la consapevolezza della propria forza, perché prima o dopo il gol arrivava, anche perché lo avevamo sfiorato diverse volte anche prima. Poi credo che dopo il gol sia stata una partita completamente diversa, dove si poteva finire con qualche gol in più, perché mi sarebbe piaciuto che fossero andati in gol Dumbia e Denis, perché gli attaccanti hanno bisogno di gonfiare la rete. No, quelle partite belle, sentite, quelle di un tempo, non ci sono più. Sì, io voglio dire una cosa, oggi a un certo punto i primi 20 minuti la regina così sbadigliava, poi ha detto vediamo che proviamo. Poi in rosigliaro. No, ha detto proviamo a vedere che succede se giochiamo un po' con la palla. Vediamo che succede, è scomparito un campo con Dauri, non va bene.
ciao, non ciao, va ciao. Bene, non va bene. Dovete portare persone che sanno giocare con la palla. La prossima volta vogliamo vedere la lista di chi gioca contro la regina. Perché se portate a chi se non ci sono i requisiti minimi, ce ne stiamo a casa. Mangiamo, restiamo lì. Abbiamo lasciato maccheroni, abbiamo lasciato polpette, abbiamo lasciato un sacco di cose e ora così mangia, ecco. Hai visto la partita? No, non l'ho visto perché non lo sapevo che c'era. Sai che cosa ha fatto la regina? Prima erano 2-0. Non lo so che cosa hanno fatto. E cosa hanno fatto? Non lo so perché non l'ho sentito più alla radio. 2-0. Ciao! Ciao! Si è divertito lei. Guarda, abbastanza, una bella partita. Una bella partita. Ma una bella partita, ma non l'avevo esaltata. No, è esaltata. Ma dove mi metti? È troppo caldo. Dal quello che dà. Insulta un po' di gente, dai, sì, sì. Come stai? Ragazzi! Vieni qua, vieni. Ti sei divertito o no? No, non ci siamo divertiti. No, ma quando io mi sono divertito? Ti sei divertito? Ma non c'è storia. Quando vince la regina mi diverto sempre. Ok, ma la vogliono organizzare una squadra più forte per venire a Reggio a giocare? Sì, quando saremo in Serie A, sì. Gli avversari. Abbiamo lasciato maccarrone a casa, abbiamo lasciato polpette. Però no, io me li sono mangiati. Maccheroni di casa, me li sono mangiati. Li mangiasti, li hai digeriti. Sì. Meno male. Senti, ora andiamo a Rieti. Stai tremando? Sì, io sì. E va bene così. Digerimmo. Ciao. Maccarrone, digerimmo. Forza Regina. Non andavo per noi. Non c'è trippa per caso. Non c'è trippa. Per nessuno ce n'è quest'altro. La capolista se ne va. La capolista se ne va. Se ne va la capolista. Forza Regina. E allora ormai è un osso. Ormai è un osso. Non c'è niente per noi. Non c'è niente per noi. Senti, però chi tu da Catania non vuole trovare? Rissi che... Ma è andato a ruotare. Rissi 14 punti. Ma è andato a ruotare. Dire che 14 punti. Se noi perdiamo tutti, e li vincono tutti e arrivano a spareggio. Ma che andano a ruotare. Non fare, dici che abbiamo vinto la giornata. 2-0 abbiamo perdito. Non fare, l'ho preso l'altra volta. Hai preso? Quanto hai preso? 399. Risultati, anche se ancora gli altri non hanno giocato, noi forse siamo matematicamente primi. Vai. Cioè Ubare se segna 25 gol ora, a che ora gioca Ubare stasera? Alle 5 e mezza. Alle 5. Se segna 25 gol sempre secondo e terzo. Ma io che un bisceglie. Eccoli qua. Allora, ti sei divertito? Sì, siamo divertiti. Senti che squadra è? Dici qualcosa di negativo. Dai qualcosa di negativo. Davvero, mettiamoci così. Sbagliamo troppo gol. Troppo gol. Sbagliamo troppo gol. Troppo gol sbagliati. Cioè, ma fare un campionato c'è cioè, ora a gennaio, ma cartelli 5-6 elementi. 5-6 elementi perché così. Ma pure tu. Questo punto. Importante andare in B. Dobbiamo fare il mercato per la B, il mercato per la Serie B dobbiamo fare. Ma no, a gennaio, facci un po' di respiro. No, a 2-3 a gennaio e poi a giugno facciamo il mercato per la Serie B. Dobbiamo essere ottimisti. Grazie, ciao. Ciao ragazzi. Siete felici ragazzi. Ciao Luigi. E mi raccomando gli asparagi pure, perché per la Serie B ci vogliono pure gli asparagi. Non possono mancare. Andiamo, se andiamo in Serie B, diciamo se andiamo in Serie B dobbiamo andare con i maccheroni, la parmigiana. E con l'asparagi. Dopo sasso. Ciao belli. Ciao ragazzi. Ciao Luigi. Grandi. Ecco la marea malata, è sempre un piacere, però. È bellissimo, questa è una scena bellissima, questo gira sta tre. Sì, sì, la gira. Veramente. Ciao. Ciao ragazzi. Fredo. Ciao, bellissimo questo. Ciao. 48 punti io. Sabato il prossimo anno, sabato! La B gioca di sabato. La gioca di sabato, eccoli qua. Ciao ragazzi, ciao. Noi ne leggiamo oggi, non abbiamo letto. Ciao quindi. Ragazzi, da Roma, forza Regina. Ciao. Eccolo qua, allora. Ormai non c'è niente per nulla, capolista sentivo e ne pigliano giù. E non vedo che fuggono. Allora, traduciamo per la gente di Bolzano. Ormai la capolista se n'è andata. Siamo ormai la capolista
Questa se n'è andata e non la prendono più. Esatto. Avete capito? Hanno capito. Pure un piccolo lingua. Capisci. Ciao, ciao, ciao. È meglio questo della partita, è più divertente, meglio certo, questa gente della partita. Certo. Ciao ragazzi, ciao, ciao, buona serata a voi. E leggilo qualche messaggio, vai, vai, prendi il cellulare, prendi. Ma lui di calcio se ne intende. Ciao, ciao, buonasera. Sandro, ma c'è troppo di vai. Mi pare così, in questo momento sì. Dovrebbero però portare dei giocatori le altre squadre in condizione di competere. Cioè, al momento sì, diciamo che stiamo giocando bene tutte le partite, io secondo me se continuiamo così. Una squadra può girare, ho fatto il conto, a 49 punti. Gira a 49 punti non c'è. Non c'è partita. Poi gli scontri diretti in casa, ti basta pure pareggiare in casa. Che noia, sempre. No, che bello, che bello. Ciao. Uno ci chiede se non posso fermare il campionato per netta superiorità. Ecco sì. Duri, a meno 14 parlano forse del Catanzaro. Non ti ferma nudo. Ciao. E Antonello mi chiede, non giocava nemmeno l'Inter, giusto? Come tu passaste tu tempo? Così, sono così. Saluti da Pisa, regina sempre per senza aperitivi, su qua ci vado con scrivi, meno 14 freddo, da Crotone, forza regina, Sabotini, quello della sì, che guida l'autobus che oggi però non guidava la posta, siamo semplicemente più forti, vincere agevolmente senza fare una grande partita, è la dimostrazione della nostra forza. Smettetela che poi quando si perde ci rimanete male, non zanniate. Quando si perde. Si perderà bene, quando si perde. Sarà bello sperimentare una cosa nuova. Sarà una bella cosa, dai. Anche questa, deve essere un'emozione, anche la sconfitta. Non è bello che non perdiamo mai. Si potevano fare 8 gol su Peppe Greco, siamo forti, non abbiamo avversari. Un saluto a Gioia Tauro, ciao ragazzi. Ho visto Regina contro chi giocava, un saluto da Roma. Non possono fermare un campionato per netta superiorità, chiedo dove dico Bosurgi. Arturo Baldessarro, ma che della squadra, sono troppo forte, salutato da cavolista. Preslislav Lezanski, solo qua. Eccolo. Sei bellissimo. No, solo un pensiero. Sì. Da vonno niente allora, volevo dedicare questa vittoria al presidente del Potenza. Sì. Siccome è libidinoso, onestamente. Ma lui è libidinoso. Ma lui ha detto così e io glielo voglio dedicare questa vittoria, no? Ma teniamocela per noi. Senti a la me. La capolista va avanti. Forza Regina e miscialai, figlioli. Vi saluto. Alla prossima. Giuseppe Solano di Salammo, Gaetano Ferraro, un saluto da Modena, Regina Casertano, un'altra corazzata, non c'è niente per nulla, da Udine, chiamate il presidente del Potenza, ancora più della Potenza, record storico, 14 partite senza sconfitte. Oggi abbiamo visto il tuo lanciare a Castano, Regina da Vicenza, vieni, Dino, qua. Signora. Indino, allora, aspetta un attimo, dobbiamo girare la camera, ecco qui. Mi si è fatto una mangiata. Io posso dire una cosa? Vai. Sono contento, sai perché? Perché tutti dicono che la regina crolla, che la regina non arriva fino in fondo. Beh, continuino così, che per noi va bene. Questo gufare. Però, Dino, lo dicevamo prima, cioè, lo diceva Alfredo. Quando si gioca al pallone, sì. Allora sai, veniamo, giochi, ci vediamo al campo, ma cui porti? Cioè no, gli avversari no. Devono portare qualcuno che sa giocare con la palla. E se no stava a casa! Ma ci così, sono i maccheroni la domenica! Insomma, ma si devono presentare, se no c'è lo 0-3 a tavolino. Sì, però un minimo sindacale. Sì, vabbè, ma noi intanto ci accontentiamo e diciamo agli altri, continuate a gufare. Vi prego, continuate a gufare sulla regina che è bellissimo. Signora, bello allora, mio. Allora, signora, la signora mi ha accusato mentre ti ho visto con che mangiavamo. Ma avete mangiato del bene e del meglio. In quella signora, il bugio bianco spiro. Bravo. Ma non mangiamo niente, ora siamo morti sì, bravo, no, avete digiunato. Digiuniamo. Comunque, Alfredo, posso dire una cosa? Noi quest'anno saliamo in Serie B diretti. Quando saliamo, ricorditi queste parole, te l'ho dette oggi. Ma a febbraio? 9 a febbraio, marzo, già. 9 a maggio. Tanto l'anno prossimo giochiamo di sabato. Serie B. Te l'ho detto oggi, 9 novembre. E andiamo in giro. Grazie, diretti. Ciao. Muoviti che scherzo. Peppe Bagnato, uccidi onorato. Devi andare, Peppe Bagnato. Senti, Peppe, allora la va a finire. Devono venire squadre che riescono a giocare, a fare tre passaggi, però, se no non c'è gusto.
non è meglio stamane. Ma come è meglio stamane? Non ci stiamo divertendo, ma aspetta! Siamo cugnavo che non segniamo un dopo. Cagnato! Peppe, un minuto. Cioè, come stai? Giuseppe Pagnato, uccidiolo! Grazie. Come grazie ragazzi, grazie. È stato bellissimo. Bellissimo, siamo a 3 punti e ci attacchiamo a gol. Non mi toccare, non approfittare. Avvocato. Grazie, che, arrivederci. Vedi che questo è il macellaio numero uno, vedi? Se vuoi fritto ne vai a numero due. Pare che lo c'è, compare, pare che lo c'è. Ciao! E allora ragazzi. C'è grande euforia, grande serenità. Ecco, consapevolezza della forza. Sì, c'è un entusiasmo consapevolezza. Ormai non si può. Io non so ci che... contestavo, ma namo pece. Ma namo pece, ma namo pece. E vuoi venire qua. E va bene, ragazzi, è andata bene. È andata bene. Vogliamo però soffrire. Ora basta. Oh no. Ciao. Come soffrire? Dobbiamo soffrire. Di belle partite che vinciamo all'88esimo. Ha ragione quello. Poi quando perde che succede? Non succede niente. Che succede? Ora per Di Marrieti. Ok, per Di Marrieti. Dai, ora contami chi di Ipinocchio. E poi c'è il rende in casa. Un rende in casa. Contami chi di Cenerentola. Va bene. Va bene ragazzi, va bene così. La regina continua a vincere. Ah, chiudiamo gli ultimi. Ciao, gli ultimi messaggi, vediamo se l'abbiamo perso un po'. No, questo l'abbiamo fatto. 14 forse Regina Vicenza, saluti alla Polonia. Ciao. Presbyszanski. Sì. Francesco Pagano da Sesto San Giovanni, volare, Marco Meduri, saluto da Monza. Ammazza che siete belli tutti e due. Siete uno spettacolo. Grazie. Mai più della regina. Saluti però. Da Genova. Bosurgi, prima questo invento un oro per polemizzare. Grande regina dalla Sardegna, da un regime grande in Sardegna appunto, forza regina, poche magliette amaranto tra i tifosi, ecco, se no facciamo polemica, è uno schifo. Giuseppino Familiari Pesciarai, Ole Carmela Marino, Carlo Familiari in tedesco, in sostanza uno degli avversari, come regina di Sunt zu Stark, di Haben keine Gegner, eh? Bravo. Siamo la Juve del Sud, ci odiano tutti, forza regina. Ne abbiamo saltato qualcuno e molto più di qualcuno. Sì, diciamo. Ma non è facilissimo. Non è facile, va bene, noi ci noi colleghiamo col nostro cellulare. Siamo poveri. Ma onesti. Siamo poveri. Siamo poveri. Bruzzano è casa, saluti alla Sicilia, eccetera. Noi ci vediamo, a Dio piacendo, domani mattina e leggiamo questi giornali e vediamo cosa dicono. E veremo che polemica hai. Cerchiamo di armare una polemica. Sì, la polemica la vogliamo armare. Ciao a tutti. Ciao, buona serata. Ciao, buona domenica. Io mentre mangiare i macaroni che da Samuto. Ciao. Cuponi volare, è un pericolo alto bloccare. Sasso e Saviano tranquillizzarmi, spazzando via. E ho visto Diego rubare palla e poi gonfiarmi il cuore. E furia superare il vento e poi tagliarlo in due. Con gli occhi di mio padre ho visto Alaimo, Muco e Camozzi. L'ho visto piangere e ridere un sacco parlando di te. La mano negli occhi o fuori che fuma e corre come un bambino, o Costanzini che scatta e oramai non lo prendi più. Oggi c'ho Cozza che segna e sono io la capitale, o Bonazzoli che apre le ali e io volo nel mare. Sei tu. Sei tu. Ho visto Mesto e Modesto far decollare le mie paure e poi Berardi a San Siro varare un incubo. E ho visto piangere l'Adriatico e ridere il Piemonte. Ho visto
visto sogni realizzati grazie a te. Ma negli occhi oppori che fuma e corre come un bambino, e lo Cirillo che corre da Roma e non lo prendono più, e l'Amoruso che stoppa, si gira e poi gonfia il mio cuore, c'è il tacchetta che schiglia la gente, venite giù. Con Catanese a Perugia che bacio la doppia bagnato, ed un Taipi che para, che segna e che vola lassù. Con Guerra e Mariotto, Scala e Colomba, Aglietti e Pasino, c'ho tutto un sole amaranto che mi fa la vita. Sei tu, sei tu. Costanzini che scappa e oramai non lo prendi più, o Ciccio Corsa che segna e sono io la capitale, o Bonazzoni che apre le ali e io volo nel mare, o Nakamura che quando sorride non gli si vedono gli occhi, o Pirlo al cuore che quando gioca che musica. Sei tu. Ho visto Jacoboni volare.